Mamma Tita Festival ad Alghero, ma cosa vuol dire Mamma Tita? Mamma Tita in algherese è la tata, e nel nostro caso il festival sarà come una tata, una mamma accogliente che coltiva e alleva il teatro per la nostra città. Il festival è un festival di teatro di strada, ma in realtà non è solo questo, è un'occasione per la città di conoscere il circo da vicino con Fuma che Anduma, di sperimentarlo per 15 giorni e poi è un'occasione di incontro con la Sicilia e la Catalogna ad Alghero, al centro del Mediterraneo, per fare una riflessione su quello che può essere il valore dei festival per lo sviluppo di un territorio come il nostro. Quindi un'occasione di incontro. Tantissimi artisti provenienti appunto dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Catalogna, che metteranno in scena spettacoli nei quartieri, a Sant'Agostino principalmente, in centro storico, e una grande installazione urbana per la prima volta in Sardegna, il Circo Panico ad Alghero in piazza Sulis. Circo Panico, diciamo subito agli animalisti, è un circo che piacerà anche a loro perché non ci sono animali. È un circo contemporaneo senza animali, è tutto incentrato sull'arte circense, quindi acrobazia, acrobati, musicisti. Il Circo Panico sono degli artisti straordinari, veramente sarà una gioia. Hanno questo grandissimo chapiteau con 160 posti a sedere e vengono per la prima volta, come si deve un vero circo, in carovana qui ad Alghero, e staranno ad Alghero per 15 giorni, porteranno due produzioni, faranno in alcune occasioni due spettacoli al giorno, quindi sarà tutto incentrato sull'arte circense del circo senza animali. Sì. Quindi diamo appuntamento a tutti. E iniziamo il 28 con delle invasioni circensi per la città, proseguiamo fino al 29 settembre, praticamente tutti i giorni, fino alla grande festa di chiusura per San Michele. Giuseppe Porco, cos'è Fuma che Anduma? Fuma che Anduma è un'associazione culturale e sportiva che si occupa di circo ludico educativo in Piemonte. Fuma che Anduma in sardo si traduce a io, quindi mi sembrava, io sono di Alghero, sardo, trapiantato in Piemonte, mi sembrava il nome perfetto per un'associazione che si occupasse di arte lì. Dopo 20 anni di attività in Piemonte ritorno ad Alghero e sono felicissimo di portare un progetto molto molto bello che si è sviluppato in questi anni. Noi gestiamo delle scuole di circo private, nel senso che i bambini ci si iscrivono come se frequentassero altre attività sportive. In questi anni abbiamo raggiunto numeri interessanti, abbiamo circa 400 allievi. 36 di questi ragazzi arriveranno ad Alghero dal 28 di agosto e porteranno laboratori, attività, spettacolo, incursioni nelle strade, nelle spiagge, soprattutto laboratori, nel senso che vorremmo che questa esperienza del Mamma Tita Festival lasci nel territorio non solo le emozioni degli spettacoli, ma anche la possibilità di un'esperienza interattiva e diretta da parte delle persone. Quindi offriamo la possibilità agli algheresi e non solo di sperimentare per 8 lezioni di 1 ora e mezza il circo nelle sue varie forme. Quindi proporremo laboratori di acrobatica aerea, tessuti, trapezio, equilibrio, monocicli, giocoleria, palo cinese, riuscire, eccetera eccetera. Quindi gli algheresi e le persone del territorio potranno usufruire di questa possibilità per sperimentarsi nelle magiche arti del circo, affinché quello che rimane loro, che possa rimanere loro, non siano solo le emozioni di uno spettacolo, ma anche la possibilità diretta di sperimentare un'attività. Chi volesse partecipare, a chi deve rivolgersi? Deve rivolgersi a noi, c'è un numero di telefono che dico lentamente: 333-27-42858. Chi fosse interessato deve sbrigarsi, perché sono lezioni a numero chiuso per poter essere svolte nel migliore dei modi, e ci sono un sacco di persone interessate. Quindi chi fosse interessato, anche per maggiori informazioni, ci cerchi o su Facebook o al numero di telefono prima detto.